tutti, benvenuti su Metro Napoli Web TV. Per il nostro consueto appuntamento oggi presentiamo un libro particolare, un libro di fotografie. Abbiamo qui Umberto Mancini che ci presenta In Russo, che è una pubblicazione uscita non molto tempo fa, ma che devo dire io adesso ce l'ho materialmente. Le foto in parte sono riuscite a vederle in giro per la rete perché si trovano anche in molte, sì, molte sequenze, però insomma una cosa. Ecco, io vorrei iniziare da questo, Umberto. Il tuo lavoro non è quello di fotografo, però tu racconti che queste foto sono un po' il frutto di un passeggiare per la città e di vivere la città. Ci racconti come può avvenire che qualcuno giri per la città e poi riesca addirittura a farne uscire un libro? Bella domanda, buongiorno innanzitutto. Diciamo che la cosa è nata perché facendo molte fotografie per Napoli, per la città appunto, ma è stato un lavoro anche abbastanza lungo, diciamo è il frutto di un lavoro di quasi 2 anni alla fine questo. Ho sempre fatto fotografia e poi quando ho cominciato a vedere delle foto su Napoli, volevo fare qualcosa su Napoli, però non avevo le idee molto chiare sostanzialmente, per cui ho fatto sempre foto in maniera molto casuale e una sera, diciamo così, ho cominciato un po' a vederle, ad analizzarle e mi ha incuriosito quale poteva essere, se c'era un modo nuovo o diverso per far vedere la città, insomma, anche perché poi appassionato di fotografia, quindi avevo dietro tutto un background, chiamiamolo, di fotografi da Mimmo Iodice e a tanti altri, per cui non c'era assolutamente la pretesa di emulare qualcuno, però mi sono chiesto se c'era un modo diverso e ho notato queste macchie rosse, questo rosso che è stato chiaramente poi è stato un po' un protesto più che altro per poter dare una visione diversa della città, e quindi da qui è partita l'analisi e questo passeggiare alla ricerca del rosso, ma diciamo il rosso poi più che altro è stato la volontà di vedere con un occhio diverso la città, insomma, non nulla di più e nulla di meno, insomma, e quindi poi ho cominciato a lavorarci. Quindi diciamo questo rosso, questo filo rosso che mi sembra anche come nome abbastanza filo luce, sì, che segue la città, ecco, però io quello che non ho capito sinceramente, e se il filo rosso nasce prima della ricerca o nasce dopo, perché nella prefazione io ho letto che insomma è come se te ne fossi accorto per strada, cioè questo filo rosso era già nelle intenzioni mentre fotografavi o veramente casuale, cioè tu hai girato questa città e hai trovato questo? No, diciamo che è stato veramente casuale, non sono partito da un'idea e ho iniziato a fotografare così. C'era la volontà di raccontare qualcosa su Napoli, di fare un racconto su Napoli, e mi sono chiesto, ecco, qual era la strada diversa, e ho notato queste macchie rosse, e da qui sono partito usando questo rosso, che poi nell'iconografia nostra il rosso è un colore forte, vuol dire, dal sangue di San Gennaro al rosso della lava, quindi è un colore che c'è nella nostra cultura, quindi da ecco, questo sono partito. Proprio perché parliamo di un colore forte, di una caratteristica a Napoli, tu hai parlato di sangue, di San Gennaro, quindi di lava, mi sembra. Ecco, però questo libro, in fin dei conti, io l'ho trovato positivo rispetto a questa città. Cioè, racconta di una città tutto sommato bella, di una città piacevole, piena di colori, di gente particolare, cosa che normalmente non si fa quando si fotografa Napoli, cioè nel senso che anche i fotografi che amano questa città, e tu ne hai citata alcuni prima, hanno sempre raccontato una doppia Napoli, una Napoli folcloristica ma anche una Napoli drammatica. Qui non ci vedo una Napoli drammatica, ci vedo una Napoli, una metropoli normale, ecco. No, ma infatti era la volontà era anche questa, cioè quella proprio di dare una visione diversa, proprio perché sono consapevole del fatto che c'è fotografia o comunque materiale in giro che non dà sicuramente valore a quelle che sono le bellezze della nostra città. E quindi un po' da napoletano, un po', ecco, volevo far vedere un'altra cosa, non volevo far vedere le solite cose. E quindi ho avuto la piccola presunzione, mettiamola così, di voler dare una visione diversa secondo il mio punto di vista, ecco, quindi di questo è stato. Ok, un'ultima domanda. Il libro si divide in 3 grandi categorie, icone, persone e luoghi. Su persone e luoghi bene o male ci sono arrivati, ma le icone che rappresentano Napoli quali sono? Ne sono parecchie, ne sono parecchie perché si va, insomma, se si deve fare, a parte le icone sacre,
che insomma basta che ti muovi per la città, insomma c'è poco da dire, voglio dire, sono in ogni luogo, da Maradona al Pulcinella, cioè, è piena di icone che in qualche modo la fanno ricordare, insomma, in qualche modo se vedi quella cosa ti ricordi di Napoli inevitabilmente, dalla sfogliatella, voglio dire, al corno, insomma. Quindi è piena di cose. Poi l'idea comunque di dividere in tre capitoli, ecco, come dire, il racconto era un po' anche questa, secondo me, era il modo diverso, cioè l'idea di dare un ordine alle cose a una città notoriamente caotica, quindi c'era anche questa volontà, il voler dividere per Un'ultima cercare di domanda, dare un ordine. Umberto, Dimmi. un'ultima domanda. Tra le icone c'è anche Marilyn Monroe, quella foto che a me è piaciuta, cioè, Quella è stata una da un'idea sorpresa. internazionale di questa Quella è città. stata una sorpresa perché poi veramente l'ho vista per caso, perché sta a Via Nilo in alto, non è neanche all'altezza d'occhio, veramente in maniera casuale. E sì, c'è anche Marilyn Monroe, per dire che proprio a Napoli, come dire, la creatività e la positività la si vede a 360 gradi. Una città pagana internazionale, Esatto, insomma. sacro e pagano, come sempre, insomma, come sempre. Grazie, Umberto. Grazie a te.